il 14 marzo 2022 ho realizzato un video nel quale ho letto la lettera aperta a firma di Ornella Mariani, indirizzata a Vladimir Putin, tratta da un video che la scrittrice stessa ha caricato sul suo canale YouTube. Se non l'avete ancora guardato, vi invito a farlo e vi invito anche a guardare il video originale da cui è tratta, che trovate appunto nel canale di Ornella Mariani. Nella missiva, la scrittrice ha preso le distanze da Draghi e dal suo entourage in merito ai provvedimenti adottati sul conflitto russo-ucraino ed ha fatto presente al presidente russo che gli italiani, almeno la maggioranza, non la pensa come lui. Uno TV Russia è venuta a conoscenza di questa lettera e l'ha contattata. Ascoltiamo ora l'audio dell'intervista, andata in onda il 28 marzo 2022. L'ho un po' ripulito dai rumori di sottofondo. Buon ascolto. Allora, Ornella Mariani ha registrato il video messaggio verso i russi, verso il presidente attuale. Ora riguarda il governo italiano. Video messaggio. Non è l'ostilità del popolo italiano. Sicuramente seguirà una nel quale prima domanda. È fresca la memoria del sostegno fornito dai medici russi in occasione della prima impennata del Covid e viva è la gratitudine che per essi si prova. Quindi mi preme che al presidente Putin non sfugga che queste decisioni non sono, queste decisioni e questi atteggiamenti non sono del popolo italiano, non sono dell'Italia. Lei per quegli italiani rappresenta l'ultima possibile difesa dei valori dell'Occidente e soprattutto dell'etica e della cultura del mio paese. Grazie a tutti. Ecco, con la calma dovuta italiana abbiamo seguito questo video messaggio. Attualmente abbiamo Ornella Mariani in onda con noi in collegamento diretto. Ornella Mariani, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto voglio dirle subito le parole di gratitudine di aver registrato questo genere di intervista e specialmente speriamo che venga ascoltata anche dalla gente in tutto il mondo. E quindi se abbiamo... Questo dipenderà dalle vostre capacità di comunicazione. Allora, dico russo perché siamo in Russia. Vorrei dire esattamente così, che lei ha fatto veramente una dichiarazione molto ardita. Ho menzionato Giulietta Chiesa sapendo che ci sono anche altri telegiornalisti italiani che lavorano in modo di portare all'ascolto degli spettatori in Italia la vera e propria verità. E ora vorrei sentire la sua opinione se almeno all'interno del governo italiano cambia l'opinione verso gli eventi che ora avvengono a Donbass. Guardi, devo dirle con grande amarezza che il governo italiano è un governo abusivo che non rispetta e non identifica le volontà del paese reale e che la distanza fra paese reale e paese legale è enorme. Quelli che io rappresento, non ci riconosciamo nelle scelte dissennate di un establishment che avrebbe dovuto proporsi diversamente rispetto ad un problema che rischia di diventare una tragedia epocale. Non credo che in questo momento si possa immaginare un cambio di rotta. Abbiamo un ministro degli esteri che è un incompetente ed un ignorante, che non conosce le regole e il tatto e l'eleganza della diplomazia. Abbiamo un premier non eletto da nessuno che è un servo dei poteri mondialisti
contro i quali il presidente Putin, a mio avviso uno statista di portata internazionale, ecco, contro il quale il presidente Putin si batte. La voglio chiedere cortesemente se lei ha delle parole verso i russi o abitanti della Russia, specialmente alla gente che ha la possibilità di guardare le informazioni veritiere. Le prometto subito che le informazioni veritiere saranno ascoltate, e quindi se lei ha qualcosa da dire, da annunciare, falla pure. Io faccio un appello alle popolazioni del Donbass, esprimendo la mia solidarietà personale e quella delle persone che sono con me. Faccio un appello anche alla resistenza di chi è costretto a subire la follia e le derive di questo individuo che si chiama Zelensky. Lei sa bene che le guerre seminano morte indiscriminata. Noi siamo solidali con tutti quelli che soffrono, ma il mio pensiero in questo momento, ed interpreto il pensiero di quanta gente mi segue, è quello di fiancheggiare, di sostenere, di condividere le scelte del presidente Putin, perché egli è oggi l'unico paladino di una crociata che mira a difendere valori spirituali assolutamente perduti. Ringraziamo tantissimo, manterremo anche nei tempi futuri sempre il nostro collegamento, speriamo di avere la collaborazione lunga. Voglio ancora dire che gli italiani amano la Russia, amano i russi. Attualmente c'è l'inserimento pubblicitario, da così come mi dicono, subito dopo la pubblicità continueremo a parlare del fatto come i nostri militi, secondo il parere di Notizie False, vogliono lasciare senza i viveri gli abitanti di Donetsk. Allora, la ringrazio della sua intervista, buone cose. Grazie. Per il momento ci stacchiamo. E grazie a voi e un abbraccio. Vediamoci, sì, alla Russia. In futuro. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.